Grazie Antonio. Allora, i convegni non finiscono mai. Io voglio darvi appuntamento alla prossima tappa. Il 14 di ottobre saremo a Monza, conferenza nazionale degli enti locali, siete tutti invitati. Abbiamo scelto Monza perché dobbiamo stare al sud, dobbiamo stare al nord e poi a Monza si vota il 23. E ricordatevi che si vota sempre, non solo alle europee, si vota il 23 a Monza di ottobre, si vota a Foggia per il sindaco il 23 ottobre, si vota nel Trentino e nell'Alto Adige. Un applauso e un abbraccio a tutti gli amici impegnati in queste competizioni elettorali tra qualche settimana, e poi si voterà in Sardegna, in Abruzzo, in Piemonte, in Basilicata. Saremo con Antonio già domenica prossima e sabato a Matera e a Potenza. La militanza non finisce mai. A chi ci chiede ma che fine farete, l'ho già detto a Gaeta, chiedetegli ma che fine farai tu, perché noi sappiamo che la nostra fine è quella di esserci e di vincere. E voglio ringraziare tra i tanti tutti i consiglieri comunali, gli assessori, i sindaci, i consiglieri di municipio, i consiglieri provinciali, i presidenti di provincia, i consiglieri regionali, ovviamente i presidenti di regione, che hanno partecipato a questa 3 giorni contribuendo con contributi di idee e con proposte a far vedere che noi siamo un movimento radicato sul territorio e gli amministratori locali di maggioranza o di opposizione sono l'anima del nostro movimento. Grazie per esserci, grazie per agire giorno dopo giorno. E quindi dobbiamo essere rapidi, sarà Antonio a fare le conclusioni politiche, però prima Giorgio Mulè una me la tira fuori anche a me. Noi siamo stati intransigenti, vero Rita, nella lotta alle mafie, ma non ci faremo tappare la bocca dalla ANM e da Magistratura Democratica. Basta con l'uso politico della giustizia, anche negli enti locali. I ladri in galera, ma gli amministratori siano rispettati per quello che fanno ogni giorno. Ogni giorno. E concludo, ecco, dicendo questo: nessun progetto, nessuna proposta, ne abbiamo fatte tante ieri, giustizia, nucleare, tutto, se non c'è l'organizzazione, Ferrante, le adesioni, i consiglieri, gli amministratori, i giovani, la militanza, i seniores, l'esperienza. Se non c'è un grande ideale, quello che ci ha indicato Berlusconi, prima è stato ricordato anche durante la messa, Berlusconi, Iole Santelli, Chedini, Martino, consentitemi di inviare un pensiero anche a un uomo di questa terra, un grande militante, a Enzo Fasano, che ci ha lasciato, che è presente anche lui insieme a tutti. Allora, a quelli che dicono che fine farete, i giovani, i militanti, gli anziani hanno risposto: Forza Italia c'è e sarà decisiva e vincente, e in ogni luogo voi siate, in ogni borgo, sappiate che noi ci siamo, vi diamo sicurezza, siamo le vostre spalle forti, non vi lasceremo mai soli. Viva Berlusconi, viva Forza Italia!